Adesso ci sono i pony, i cavalli. Sì, siamo andati anche sul pony, vero? Siamo andati sul pony? Ti piace? Bello, vero? Senti, ma lo sai che c'è anche un'altra cosa, che è il Museo del Fumetto. Bello. In Viale Campagna. L'abbiamo aperto l'altro ieri. Andiamo a vedere. Ci sono tutti i fumetti, bellissimo, veramente. L'abbiamo aperto da 2 giorni. Sta andando lì su forte? Sì, bene. Cosa vi domandano prevalentemente? Ma probabilmente informazioni, servizi per anziani, cam di zone, sono molto richiesti. E avete tutte le informazioni? Sì. Quindi gli assessorati della sì. Sono molto contenti anche noi perché possiamo aiutare i cittadini di Milano. Sì, è vero. Sì. È il comune che va verso i cittadini, sì, non esatto, è un concetto dobbiamo proprio metterne diverso. Uno per mercato ambulante. Siamo qui con il sindaco Letizia Moratti. Da cosa nasce quindi l'idea di ospitare qua a Milano un evento come quello di oggi? Oggi è un evento che in questo parco di Villa Litta è ospitato da tanto tempo. È un evento promosso dai commercianti della zona, è promosso dall'Unione del Commercio, dalla PECA e al patrocinio del Comune. Quest'anno si è arricchito dalla partecipazione delle carrozze d'epoca mostrare la storia della nostra città in un quartiere che è un quartiere che ha una forte identità. Afori col suo parco, con la sua villa, con i suoi luoghi storici e culturali, è da sempre un quartiere che ha una grande tradizione. Ciao. Adesso viene qui, ci saluta. Ciao. Come stai qua? Buon sindaco, grazie. Grazie. Da dove venite? La via. La via.